Oh, finalmente è il mio turno! Dopo il tuo coso qui sotto, che vabbè, lasciamo stare cosa c'ha dentro. È un bellissimo appartamento! Sì, sì. Dai, guarda bellissimo. Che roba! Dai, dammi subito una mano! E poi qua veramente ci vieni a abitare, non è che lo costruiamo e poi te ne torni sempre la tua casetta sporca del solito, eh? Chiaro, eh? Poi ci abitiamo tutti! Ok, signor Luca, come stanno facendo le cose? Ottimo, ho messo giù la planimetria, vedi qui c'è un corridoio, a differenza del tuo che è un labirinto. Qua puoi decidere planimetria, dove andare. Sì, adesso. Il mio non è un labirinto, il mio è semplicemente caratteristico, il tuo è banale. Dammi una mano a alzare sti muri, e dobbiamo ancora iniziare con la parte divertente. Dove sei? Espi? Cosa? Ah, Luca, sì, arrivo subito, un attimo. Sono passati 5 minuti e già mi ha lasciato lavorare tutto da solo. Ero qui dalla mia cara nonnina. Oh, è gentilissima, mi ha fatto un sacco di biscotti. Però mi sta minacciando che mi chiama la polizia. Sono all'appartamento qui in basso, Luca, adesso ti raggiungo, dai. Muoviti, tornare subito su. Va bene, arrivo. Come sta procedendo il tuo nel frattempo, mentre mi stavo scofarando teglie e teglie di biscotti. Ma che bello, ma quanti muri. Dammi la mano che serve fare l'ingresso. Ok. Guarda che meraviglia, tutto moderno. Tutto così minimale. Ti ho messo un po' di fiori qua, ti piacciono? Oh, ho messo anche una pianta. Con sta pianta, ma sei fissato, incredibile. Ma vedi quando ti impegni sai fare? Ma io ho una lunga storia. Io discendo dalla dinastia di fioristi, non te l'ho mai raccontato. Un fioraio sei. Ah, fioraio fiorista. Vabbè, non importa, dai, dimmi cosa fare dopo. Non pensarci troppo che sennò impazzisci. E là! Fatto! Aspetta che mi disfo di sta televisione. Ma porca miseria, mi ingombra un sacco. L'hai messa proprio nel posto giusto, l'ultimo modello. Ho fatto 50 tentativi, ma alla fine è tutto bello centrato. Una buona idea iniziare dalla mia camera, è la parte forse più importante. Esattamente, ecco. Guarda che roba, ti ispira, no? Non è spettacolare come cosa? E poi che cos'è sto angolino con tutti i giornaletti? Sono sporchi sti giornaletti. È cultura, sono tutti i libri che mi piacciono, non so, Orwell e cose varie. Ok, vabbè, dai, ci sta. Soprattutto questo mi sembra proprio Orwell. Ma comunque non importa, Luca. Allora, a questo punto direi che c'è ancora qui da completare questo muro. Non vuoi lasciarlo bianco? Che schifo è sta roba. Ci fai i disegnini, allora, no? Qua? Ci fai i graffiti qua. Ho una bella idea, dammi a prendere. Vabbè, io vado nel frattempo e poi mi dici, E allora, come stanno andando qua le cose? Ti sei spicciato? Io ho finito i biscotti giù, Finalmente sei riuscito a portarmi i miei monitor, ce ne hai messo di tempo. Ma non ho portato niente, cosa stai dicendo? Come non ho portato niente? Ah, ma mi sa che è Stefano Papiro, ma ti sei confuso pure tu? Non sono Stefano Papiro, la smettete di confondervi! Guarda qua, te lo faccio sapere a te perché comunque ti interessa. Ho messo qua dentro la combinazione di questa cassaforte segreta, ok? Perché me lo dici? Se sono io l'unica persona che verrebbe qua a rubarti alla fine? Perché è dove c'è dentro il pulsante di autodistruzione della casa. Oh, davvero? Quindi, dai. Se succede qualcosa di brutto, tu prendi la combinazione, vai lì, bam bam bam, e faccio esplodere tutto. Ci sta, non mi dispiace come idea. Quindi tu, Luca, mi stai dicendo che se io metto 3694 no. Posso vedere. Fermi. Perché no? È solo per emergenze. Ma questo è solo per provarlo. Magari la combinazione è sbagliata in caso di emergenza. È giusta, l'ho provata io. 3, la provo anch'io. 6, 9, potrebbe esplodere 4. La casa, ti avviso anche il tuo coso sotto. Ma cosa c'è scritto? Verifica di arte. Voto 6 meno, verifica di filosofia, voto 2. Verifica di moto. Come hai fatto a prendere 4 in motoria? Vuol dire che non sai camminare, Luca. Ma sei... Sono vecchie. Tu sei vecchio che non riesci più a camminare, prendi 4 in motore. Vabbè, non importa. Andiamo avanti, va che è meglio. Dedichiamoci alla prossima stanza. Hai fatto pure. Una piatta. Cos'è sta roba? Non toccare nulla. Nulla, non toccare. Non faccio niente. Tanto ho già scoperto i tuoi segreti più nascosti. Ma che funziona sta roba? È bellissima sta roba, Luca. Basta giocare con la porta automatica del water. Ma io pensavo fosse una stanza dei suicidi questa. L'ho progettata io, è brevettata, intrappola tutti gli odori sgradevoli qua dentro. Non è un tritacarne sta roba? No, quando è chiusa poi aspira. Spazzati! Quando è chiusa poi aspira tutti gli odori e...
Oh. Non c'è puzza. Ma dai, ma sono la cosa migliore, lasciarli nell'ambiente. Vabbè, faccio una bella cosa. Ti insegno io come si mette una vera ventola. Un bel ventilatore qua. Vabbè, qua faremo la super vasca automatica. E super vasca automatica. Ma vedi che sei vecchio, ti vuoi far lavare automaticamente da una vasca? Non sei più capace di lavarti nemmeno. Luca, sei sicuro di collegarlo? Che sia una buona idea collegarlo alla lava? Sì, ti pare? Sì, è per riscaldare. Vai, tu metti il tubo. Guarda che belline le mie piantine grasse. Secondo me si forma l'ossidiana, Luca. Qua ci muoiono un sacco di persone in sta vasca automatica, Perfetto. Ma poi perché hai messo le piante grasse qua, che non hanno nemmeno bisogno di tanta acqua? Le metti proprio in bagno? Sì, sono decorative, mi portano compagnia. Portano compagnia le piante? Vabbè, ok, c'è gente che si porta le papere nella vasca, se ti porti le piante grasse con le spine. Allora, bagno fatto, la camera l'abbiamo finita, qua c'è il coso per stritolare e spigiocare. Inizia un'altra camera, direi, a questo punto. Possiamo fare la cucina. Oh, non mi dispiace. Ho un'idea migliore, perché fare una cucina con i biscotti là, nonna, papà, possiamo fare un bar. Piazzali tutti verso di qua, guarda che importante il verso, ok? Ok, ma devo per forza fare sta cosa, Luca. Questo è un impianto perché molto essere... sofisticato. Io lo so cosa stai facendo, ogni volta devi essere così crudele. Perché stai facendo una cosa del genere? Sempre contro i polli, lo so che sarà così. Io li adoro i polli, questi sono tutti sintetici. Sono tutti sintetici, ti pare? Ma poi com'è che funziona sta roba? Come sono sti cosi? Polli con dei pulsanti? Aspetta! Ah! Oddio, no! Disgraziato. Non volevo! Ho visto un pulsantino, ho deciso di premerlo. Ma anche questi altri fanno... Vabbè, almeno un buon colore. Fa la stessa cosa! Perché me l'hai fatto fare? Sei un mostro, ti odio! Ma sono sintetici, sono clonati! Vabbè, non importa. Guarda, piagnucolone! Allora, dov'è che metto le spine, Luca? Dove metto queste spine? Da nessuna parte, che ho... Ah, gliele metto qua, così sti cosi. Un po' di spine qua. No, non servono qui! Ho fatto una nuova zona, mi sono reso conto che le uova sono anche molto buone e servono soprattutto. Quindi di qua ci sarà il nostro allevamento di polli normali. Prima gli uccichi che sono clonati e non chi se ne questi frega. No, e poi gli altri sì. Guarda, scappano pure. Ma li vuoi servire così i polli? Oh. Con le piume, le zampe, il becco e tutto quanto? Questo qua è tipo un gatto, sarà un animale domestico. Ah beh, sì, beh, chiaro. Ha proprio la faccia da gatto, sta pure miagolando. E questo è un altro. Luca, ma vuoi diventare una gattara con tutti sti polli? Non ti preoccupare, devo mettere un campo di forza o qualcosa del genere. Io non so nemmeno cosa fa. È un altro, sta scappando! E vabbè, ma questa è Alcatraz, porca miseria, un'invasione di massa. Bravo, tappa. Maledetti, questi criminali. Poi, una volta che hanno fatto le uova... Li spostiamo dall'altra parte, li mettiamo sulle spike. Boom! Che cosa? Cadono le uova, vanno qua. Giù, e poi vengono portate al nostro bar, che adesso mi devi aiutare a fare. Oh, perfetto! Forse abbiamo un po' troppi polli, però vabbè, faranno da clienti. Non lo so, però è un po' fastidiosa questa insegna gigante. Bar da Luca, così. Bellissima, poi tutta blu. Guarda, poi qui il nostro sistema di distribuzione automatico del pollo. Guarda qua, poi, quanto bene. Ma c'è la licenza per vendere ste cose, Luca? Certo. Qua cosa possiamo metterci? Qualcosa da bar? Qualche bar... Le freccette? Gli ubriachi che fanno sgabellate? Vero, le freccette. E poi... altri polli, direi. Qua un po' di assaggini. Perfetto, un bancomat qua. Perfetto. Bancomat. Guarda qua. Che bel pollo. Sì, lo apprezza anche il pollo. Bravo. Ma che schifo, ma scusami. Ma il pollo che apprezza il pollo è un po' strano. Qua la gente può prendere su tutti i soldi da spendere. Ma anche qua nel ci metti le piantine, Luca. Ma sei fissato, certo. Guarda che tutte menù. Le tue coltivazioni strane. Guarda che menù qua. Un giorno ti denuncio, non è possibile. Non puoi chiamarlo KFC, Luca. Ma siamo dei rivenditori. E questo conclude il primo piano. Perfetto. E allora a questo punto che qua possiamo fare la salita al secondo. Ma sei sicuro? Vuoi fare una bella scala come l'ho fatta io? No. Sarà un nastro trasportatore. Vabbè, siamo montacarichi, sta roba qua. Stai ascendendo al cielo, stai per incontrare Gesù. Molto più veloce. Muoviti, bisogna fare il secondo piano. Arrivo! Mamma mia, mi fai prendere un colpo. Dove mi hai dato un'ottima idea prima. Incontrare Gesù. Sarà anche una prigione. Allora. Qua voglio metterci una sorpresa. Delle freccette! No, niente freccette. Qua
voglio metterci una sorpresa. Poi, qui gli espi, sai cosa mettiamo qua? Me l'hai data prima l'idea. Sarà una prigione di massima sicurezza per tutti i miei nemici mortali. Me li voglio tenere vicini. Hai dei nemici mortali, Luca? E qua non hai la... Basta con le freccette. Ma non, se non le ho mica messe io, Luca. Spawnano da sole. Fai muri. Lavora, basta. Ok, faccio i muri, tu. D'accordo. Muri. Schermi su schermi. Controlliamo tutto, espi. Sì, ma... Un sacco di telecamere. Non mi sembra molto sicura come prigione, Luca. Posso pensare alle pressure plate entrare? Ma non ti preoccupare che qua c'è il secondo livello di sicurezza, dove ci saranno le porte anti-esplosione con l'accesso con la carta di... Vabbè, esagerato. Anti-esplosione, adesso chi è che ci tieni dentro? Guarda, scusami. Ho già rinforzato tutto il pavimento e i muri. Scusami, fidati che non scapperà nessuno da qui. Bello che hai rinforzato i muri interni, ma quelli esterni, scusami. Tu non ti preoccupare, vedi adesso cosa ti caccio io qua? Dobbiamo fare un bel po' di celle. Ma non cacciarmi, per favore, ti sto cercando di aiutare. Stai buono, stai dentro la tua cella, devo fare casino. Stai lì. Ma cosa stai facendo, Luca? Ma... Espi, in fretta. Che sta succedendo? Arrivo, sono arrivati i primi detenuti del carcere di massima sicurezza. Chi sono sti cosi? La Madonna, ma cos'è, E.T.? Sono i miei acerrimi nemici, sono tutti i miei fake, espi. Si spacciano per me, guarda, parlagli. Sono talmente indottrinati, imbambolati dalle loro stesse idee. Sono tutti canali fake, ma capisco. Questo ad esempio come si chiama, scusami? Questo si chiama Mucca Zero. Beh, in effetti, non è male come io mi Mucca Zero. Ti sembra? Io li devo rinchiudere tutti, espi, sono una minaccia. Per la nostra questo invece società. Oh madonna, ma c'ha delle cosciotte enormi sta cosa qua. Lo sai che lo potresti cucinare? Ci fai delle cosciotte di pollo incredibile. Sono tutti strani. Ma anche una forma strana sto coso qua. Vabbè, comunque dicevamo, ne devi costruire altre, Luca? Almeno un altro paio. Chiudi, espi, chiudi in fretta. Sto chiudendo, dammi un attimo. Porca miseria, una buona idea, okay. Cambiagli il vetro. Ok, però... ci sono. Ok. Ma ce l'abbiamo questa fatta, è la massima madonna. Sicurezza, hai visto? Si parte da quello là che è il più stupido. Poi questo che... Questo, espi, non sembra? Ma è pericolosissimo. È pericolosissimo. Questo è Luca Argomento. Dice di essere quello vero. E questo, espi, è il peggiore di tutti. E come si chiama sto coso? Vai, scoprilo. Vediamo. Non lo so. Devo... Non ho nemmeno doppia la... Doppia porta. Già, se mi intrappoli qua e ci schiatto. Oh no, ma è pericoloso? Ma non mi picchia, è gentile. Il Luca che ci tiene prigionieri? È un impostore, sono io quello vero. Appunto! Ma dici sul serio? No, Espi! Espi ti sta condizionando! Ma che cosa stai dicendo? Falso Luca! È lui il vero Luca! Ti sta manipolando, Espi, esci di lì! Ma cosa stai... Stai zitto! Voglio rimanere con lui per sempre! Voglio rimanere in questa cella per sempre! È il vero Luca, non vedi? Non vedi che ha sempre avuto i capelli neri, gli occhi rossi iniettati di sangue? È lui il vero Luca! Guarda che vado a far esplodere la nonna se non esci subito di lì, eh! Ma lo vedi che sei Luca cattivo, allora? Muoviti! Ma lo sapevo io, lo sapevo io! Vabbè, devo andare! Addio, Luca vero! Addio! Devo andare per forza in quello cattivo! Perché minaccia di far esplodere la nonna! Ma porca miseria! Cosa vuoi, Luca cattivo, allora? Muoviti che adesso... Però così sembra che sono davvero cattivo. Beh, sì, potrebbe... ma lo sei, ma porca miseria! Mi minacciato di far esplodere mia nonna, scusami! Che non sia a questo posto? Perché se Luca cattivo non ti riconosce più! Non è vero! Faremo un bella fattoria dove sfruttiamo gli scopi. Delle torture, lo so, ti conosco Luca cattivo, lo so come fare solo queste cose. No, torture, usiamo solo le doti dei nostri amici noob per coltivare. Signor Luca cattivo, quant'è che devo piantare ancora la sua coltivazione? Che non sono così cattivo, quelli sono molto peggio di me, ti assicuro. Sono solo in gabbia. Se non fossero in gabbia, il mondo sarebbe finito. Ti dico solo questo. Sì, va bene, signor Luca cattivo, come le pare. Ma poi non riesco nemmeno a piantare. Che razza di semi schifosi mi ha dato? Prenditi degli altri semi, ma che ne so io. Pianta qualcosa. Tanto serve solo per distrarre i noob. Gli diamo un bel lavoro, così sono contenti. Ma che sono i noob? Ma dove sono? Ma c'è nella testa. Oltre cattivo sei pure pazzo. Dobbiamo solo assicurarci che non scappino. Quindi vuoi creare una prigione? Vabbè, non importa. Io faccio quello che mi dici di fare. Io ci tengo un sacco ai noob. Il nostro noob è speciale, ma tutti gli altri
sono importanti, quindi dobbiamo stare attenti. E quindi ovviamente riempite le camere per controllarli. Beh, mi pare un atto di fiducia molto molto grande. Sì. Dobbiamo controllare sempre 24 ore su 24 che siano occupati e non facciano casini in giro per il mondo, tipo far esplodere la nonna. Ogni scusa è buona. Sei tu il massimo pericolo per mia nonna, lo so, è inutile che provi a distrarre. Aspetta, andiamo a parlare alla signora nonna. No, tu vicino a mia nonna non ci vai. Oh sì, voglio proprio vedere cosa da dire. No, stai fermo. Andiamo. No, che finisce in due modi diversi. O mi sparisce la nonna. Signora, conferma. O mi trovo con un nuovo nonno. Conferma, non voglio. I miei sospetti. Ok, che sono la nonna e devo fare i biscotti, ma questo è sfruttamento. Io chiamo la Lo sapevo! Che cosa lo sapevi? Disgraziato, stai sfruttando tua nonna a farti i biscotti. Ma lei minaccia sempre di chiamare la polizia quando abbiamo chiuso in cantina, quando l'abbiamo lasciata sul tetto durante la più grande bufera degli ultimi anni. E questo è abuso di nonna. Non è abuso di nonna, smettila, dai. La tua babushka la devi proteggere. Non la devi. Signora, vada a prendersi una pausa, basta biscotti per oggi. Ok, Luca, ho portato le manette. Dove sono questi maledetti che vogliono scappare? Ma che manette? Non servono. Lascia aperto poi che gli serve l'aria, sennò soffocano, poverini. Ma certo che sei bipolare. Prima a li vuoi tenere chiusi e poi... tipo un parco giochi e poi noi ci prendiamo tutto il raccolto. Guarda, parla. Mio Dio, sì. Guarda questo, che non vede l'ora di mangiarsi la terra. Questo... Luca ci paga, no, non credo. E questo è il miglior lavoro del mondo. E questo che è morto cerebralmente, perché non penso che possa ragionare. Però vabbè. Sono noob. Cosa? È chiaro, si stanno divertendo. È come essere a Gardaland per loro. Ah, va bene, d'accordo. Nel frattempo tutti i cookie, tutte le cose che stanno coltivando, ovviamente. E ora l'ultima stanza, una delle più importanti. Chissà cosa ci metterai qua dentro. Sai cos'è? Sicuramente qualcosa di cattivo, signor Luca cattivo. Oh, Luca cattivo, Luca cattivo. È l'armeria comunque, sì. Vabbè, sì. Non è proprio la cosa migliore per dimostrare che non sono cattivo, però è importante. Hai messo giù tutte le armi? Sto facendo, Luca. Dai, ma sei sicuro che sia il posto migliore in cui tenere le armi? Così? Ma sì. Non dietro una cassaforte. Sai che per la legge dovresti tenere qua, tipo una cassaforte? Qua, dove mi preparo? È importante essere veloci. Mi prendo su una maglietta, così via, boom, le armi, l'armatura, via tutto, via. Ti prendi su una gonna? Ah no, scusami, è una felpa. Però è anche un vestitino. Luca, ma tu indossi queste cose? No, diciamo... Questa è lingerie, Luca. Vabbè, non importa. Comunque, non mi pare una bella idea. Sono per gli ospiti. Per gli ospiti. Io sono l'unico ospite qui, sono io. Non mi piace lo stesso come idea. E ora l'ultima parte. Dobbiamo concludere. Vabbè, questa pistola me la tengo. Sono pericolo... No, metti giù. Mi senti? Non lo so se mi sente attraverso quella testa durissima. Lo possiamo ammanettare. Espi. Lo possiamo sconfiggere. Espi. Quello è Luca cattivo, lo sai? Espi. È troppo stupido, è troppo... Ho le telecamere, hanno i microfoni. Stavo provando a incitare una rivolta, ma sono veramente, cioè... Dai che ho finito il circuito. Perfetto, Che circuito è sta roba? Madonna, ma che complicato. Ma cos'è sta... È semplicissimo. Guarda, quando mi devo vestire per un'occasione speciale... Cos'è, pro contro Ricco? Madonna, ma che elegante che sei! E poi di qua, e... Bam! Devi spogliarti prima, Luca, non è che puoi mettere l'armatura sopra. Bam! Luca! Mi sa che ho sbagliato. Aspetta, ma... Li hai messi te, disgraziato! Non li ho messi io, ma che stai dicendo? Me li hai scambiati, io volevo l'armatura di diamante! Sì, ti piacerebbe... Adesso si spiega la lingerie che è nell'armadio, ora si spiega tutto! Dai, su! È stata un'ottima costruzione, ma ora, Luca... Anzi, no! La tua testa bisogna fare all'esterno, vero? L'ultima decorazione! Vabbè, ma non mi ricordo sto ciuffo, Luca, perché ti vuoi vendicare per i miei baffi e costringermi a fare il ciuffo? Adesso fai il ciuffo. Ok. Ma hai dal lato sbagliato. Madonna. Ma non lo so. Non è vero, ti sto prendendo in giro. Sì, ma non c'ho un buco in testa lì. Poi fa un po' così. Non lo so, sembra una banana sta roba. Vabbè, non è tanto differente dalla realtà. Poi fa un po' così. No. Aspetta, no. Ancora più lungo, giusto. Madonna, come ho fatto a dimenticarvelo. Che due blocchi più così. E poi così. Perfetto. Cos'è sta roba? La madonna. Ma Espi, ogni tanto dovresti tagliarli. Sì, ma non è che partono dritti così verso il cielo. Cos'è sta storia? Magari usi il gel, non lo so. Ma non uso il gel con un singolo pelo. Fai serio. Vediamo, girati. Uguale.
Nessuna differenza. No, è orribile, è orribile. Aspetta, fammelo aggiustare. E voilà. Adesso è l'altezza giù. Cosa stai facendo? Aspetta, ma non avevi la barba? No. Ma vabbè, ma Luca, ma scusa, ma se ti cambi di aspetto ogni secondo non è colpa mia, sei un trasformista. Comunque non lo so, questo ciuffo non mi convince. Boh, assolutamente. Direi che è perfetto, però... casa mia mi piace un sacco, soprattutto la camera da letto e il bar. Ciao Pollino. Va bene, dai, adesso adesso è venuto il momento però di passare ai prossimi appartamenti, ma non saranno tutti tuoi, Luca. Io vado nella mia vasca da bagno. Saranno degli altri. Mi rilasso, anzi dove si entra? Si entra, dammi il posto. Bravo, bravo, non far troppo casino. Oh mio Dio, ma questi cose mi fissano dalla finestra, Luca, mi sa che devi sopprimerli. Hashtag liberate la nonna di Espi. Adios.